sono Nicolò Giacalone, restauratore. Vorrei portarvi a visitare uno dei presepi più belli di quest'anno. Il presepe è del Museo Nazionale Arti e Tradizioni Popolari, Roma, Piazza Marconi 8. Adesso vi accompagno nella sala accanto dove c'è questo monumentale presepe da stupore. Ci troviamo nel Salone d'Onore del Museo, un salone splendido, nel quale è racchiuso questo cofanetto enorme di circa 45 metri quadri, contenente 200 figure del Settecento napoletano, alcune dell'Ottocento, figure storiche, originali, patrimonio della collezione del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, come vi dicevo prima, esposte quest'anno fino al 28 febbraio 2016. Cominciamo a vedere la meraviglia, lo stupore, avvicinandoci alla figura del cuoco. Vediamo il cuoco che con la pala fuoriesce dal forno la pizza. Poi noteremo anche la cura dei particolari, degli accessori. Ci sono dei piatti di pasta con le vongole, dei bicchieri, la bottiglia piccola con vino, bottigliette di porcellana, di ceramica, di vetro. E passiamo anche alla cura della la scenografia, naturalmente, dimenticavo, è di fattura moderna, costruita appositamente per questo museo dal maestro Nicola Maceriello, e che cura veramente tutti i particolari. Poi andremo a vedere anche altri particolari della scenografia. Adesso soffermiamoci nelle figure del presepe. Questa figura si distingue dalle altre perché, oltre ad avere le mani, i piedi, ha anche la testa intagliata in legno, quindi è molto antica. Mentre gli altri pastori, la maggior parte, hanno la testa modellata in terracotta con occhi in vetro e le mani e i piedi sono in legno. Il legno era utile pure per la conservazione del dopo Natale. Questi pastori venivano conservati, quindi si ripiavano dopo un anno. Allora il legno resiste più della terracotta. Poi in seguito si usò anche di conservare i personaggi principali nelle teche. Da lì nascono le scarabattole, ma non è questo l'argomento. Andiamo a vedere anche i particolari degli accessori. In questo caso sono accessori, diciamo, molto più recenti rispetto ai pastori, perché col tempo molti sono conservati negli altri presepi esposti stabilmente nel museo. Poi andiamo a notare i particolari dei visi. Ad esempio c'è questo pescatore, ha la cura nella la bocca, i denti, la lingua. E adesso non si può fare, però se uno passa il dito per esempio sulla barba si sente la ricrescita. Quindi curavano anche questo aspetto di perfezione. Queste figure, guardate alla lente di ingrandimento, superano proprio il primissimo piano. Davanti a questo presepe si rimane stupiti, senza parole. Si rimane stupiti vedendo la maestosità e il movimento di tutta questa scena di mercato che finisce al momento in cui il fornaio stesso sta per uscire la pizza dal forno. Perché la tradizione vuole che nel momento in cui nasce Gesù bambino si ferma il mondo, per cui ogni personaggio rimane come congelato in attesa dell'evento straordinario che sta per succedere. Tutto in movimento e tutto si ferma. Adesso io sono curioso di vedere dove si trova Benino. Benino è il dormiente del presepe, è un carattere importante nella figura del presepe. Eccolo lì. Lì si trova il dormiente, che è l'unico personaggio che non assiste fisicamente all'evento straordinario che è la nascita di Cristo. Questo personaggio lo ritroviamo magicamente, la tradizione vuole che venga portato da un angelo in sogno ad assistere a una scena che fisicamente aveva perso, quindi alla nascita di Cristo. E abbiamo l'intervento dello straordinario, l'angelo che porta Benino a vedere una scena che ha perduto dormendo.
Quindi abbiamo lo stupore del pastore e l'angelo che annuncia. Definito il presepe dello stupore per la bellezza delle figure. Questo presepe contiene all'incirca 200 statue preziosissime. Adesso vi porto a vederne una che, a mio parere, sempre modesto, è una figura importantissima. Questo viene definito nel gergo scultorio del presepe napoletano nudo accademico. A differenza delle altre statue, questo è tutto modellato in terracotta. Da notare proprio i particolari, l'anatomia, la cura del... Non lo posso girare, peccato perché già è collocato, però è curato anche nei particolari non visibili alla vista dello spettatore. Anche questo ha gli occhi in vetro, bocca aperta e i denti visibili. Questo gruppo di mucche è un altro gruppo molto raro per i presepi napoletani e la collezione veramente ne è fiera, perché è un gruppo probabilmente di un grosso caposcuola. Ci sono delle iniziali dietro, noi non facciamo mai la definizione, l'attribuzione sicura, diciamo sempre attribuito a, per correttezza. Però ci sono dei pezzi attribuibili a grossissimi maestri del presepe napoletano del Settecento. Mi piacerebbe che anche voi vedeste quello che guardo io, il viso di questa donna. Particolare della pettinatura, curata come se fosse proprio pettinata da un micropettine, dell'espressività e anche della ricchezza dei costumi. Presepe irresistibile, si deve guardare, si deve ammirare, si deve mangiare. Adesso stavo rimanendo impressionato per la cura del particolare del gruppo dei giocatori del banco del lotto. Naturalmente il nostro scenografo Nicola Maciariello ha immaginato una piazza con un punto dove si gioca al lotto, come nella tradizione napoletana naturalmente. Per cui c'è la gente che si mette in fila per giocare la cartella dei numeri, che saranno fortunati e vincenti per i giocatori. Quindi c'è il sacro, il profano, la vita quotidiana, l'apparizione e il gruppo del corteo dei magi che verranno per adorare il personaggio principale, che vedremo per ultimo. È un momento magico in cui il cielo e la terra si uniscono nella gloria degli angeli. Gli angeli che annunciano al mondo la nascita di questo bambino, di questo Salvatore. La notizia arriva in tutti i lati del mondo, tant'è vero che i magi si incontrano per venire a visitare questo bambino. E adesso vediamo il corteo dei magi che arriva per visitare questa nascita di un bambino. Da quella parte. Ascolti, parla mio, ascolti, parla mio, ascolti, parla mio, ascolti, parla mio. E così il mondo si concentra per andare a visitare la nascita, a verificare la nascita di questo bambino, che straordinariamente accoglie tutti i generi umani, gli uomini neri, gli uomini bianchi, i poveri e i ricchi. Per questa terra, e quindi una festa anche con la musica, con gli strumenti popolari, per questo bimbo che nasce. Bambini che suonano le chitarre, uomini che suonano la ciaramella, zampogne, e poi tutti verso l'adorazione e lo stupore verso quella statuetta di quel bambino. È una statuetta interamente scolpita in legno, probabilmente di un autore bravissimo del 1700.
Maria Giuseppe sono formidabili, hanno una cura nei visi, nei particolari, da stupore, e questo è il presepe dello stupore.